E ritorniamo a parlare del calendario Pirelli presentato appunto in anteprima mondiale a Mosca, con un grande evento, un grande party, una grande festa, naturalmente i grandi protagonisti, tra questi il fotografo naturalmente prima di tutti e per la prima volta dietro la macchina da presa del Decal, dove arriva Karl Lagerfeld. Difficile chiuderlo in un'unica definizione, perché Karl Lagerfeld, classe 1938, nativo d'Amburgo, candidi capelli raccolti nel codino d'ordinanza, occhiali scuri e moderni guanti a mezzo dito che hanno sostituito l'amato ventaglio d'antan, non è soltanto il direttore artistico di Chanel, una delle maison couture più importanti del mondo, che lui guida da oltre 27 anni nel segno e nello stile inconfondibile di Mademoiselle Coco. Oltre alla sua eponima collezione, Lagerfeld annovera nel suo ricchissimo carnet d'adresse numerose collaborazioni, da quelle con l'esclusivo mondo del lusso, come con Casa Fendi, alla moda democratica realizzata per il colosso svedese H&M. Taccuino alla mano, Lagerfeld è stilista, designer, fotografo, editore e anche regista. Suo il cortometraggio La Lettera, realizzato per il lancio di una collezione capsula per il marchio Hogan di Diego Della Valle e presentato in un'indimenticabile serata parigina davanti a 2000 ospiti giunti appositamente per lui nella ex sede del Crédit Lyonnais. Artista a 360 gradi, uomo colto, cosmopolita e poliglotta, acuto osservatore di forma e contenuto, entrambi importantissimi, dove nessun dettaglio è mai lasciato al caso, è lui stesso, per alcuni, per tanti, un vero mito. Le interviste post-défilé di Chanel sono spesso operazioni delicate che richiedono un piano d'attacco per fare breccia nell'anello umano che lo circonda. Fotografi e telecamere lo aspettano pazientemente, serrando le fila. L'atmosfera intorno a lui è sempre elettrizzante. I forti coup de théâtre, non ultimo l'inserimento di figure maschili tra le storiche bellezze femminili del Pirelli, lasciano sempre un segno. E non solo sulla carta, quest'ultima punto di partenza di un disegno e punto di arrivo nella sua fotografia. Ho lavorato sulle foto per creare delle immagini evocative della mitologia, un concetto atemporale che ho reso moderno e contemporaneo. Per me è... Lavorare a un calendario per me non è così diverso rispetto a semplici fotografie. L'unica differenza sta nel fatto che in questo caso, per Pirelli, ho seguito un concept preciso, lavorando in modo serrato, veloce e puntuale. Tutto era pronto nella mia testa, le modelle, i ruoli distribuiti, gli abiti, se si può parlare di abiti, decisi per ogni soggetto. Abbiamo poi sistemato tutti i pezzi come in un puzzle. Presidente, avere Karl Lagerfeld sul Pirelli, insomma, è un bel gol. Non che gli altri artisti, gli altri fotografi siano stati da meno, però Karl Lagerfeld è un po' lui stesso un mito, è d'accordo? Ma sì, è un artista poliedrico, insomma, ha fatto della bellezza la storia della sua vita, ha reso la bellezza nello stile, nella moda, qualcosa di straordinario, è riuscito a trasferire queste sue qualità artistiche anche nella fotografia, e quindi direi che è stato un piacere particolare. Questo calendario continua a essere negli anni comunque uno dei momenti più importanti, celebrativi, ed è un ottimo momento anche di celebrità per la stessa azienda, continua a essere un ottimo investimento per la... Lo è, quest'anno lo è in modo particolare, perché a Mosca abbiamo firmato a pochi giorni un accordo importante per costruire fabbriche e partecipare alla riorganizzazione delle industrie pneumatici in Russia, con due importanti holding russe, quindi mi pare che tutto coincida ed è un momento positivo. È la prima volta che lavoro con Karl, è stato entusiasmante e allo stesso tempo facile, un'esperienza molto positiva. Ogni volta che Karl è coinvolto in un progetto produce un risultato molto speciale e ecco, come avete visto, anche stavolta per il Pirelli. È stato fantastico avere sul set anche Julianne Moore. Julianne Moore è un'attrice che adoro, una persona straordinaria anche nella vita.
È un'amica formidabile. Se mi chiedessero di indicare il nome di una donna formidabile, io direi Julianne Moore. Come è andato il lavoro con Karl Lagerfeld e con il Pirelli? Innanzitutto sono stata molto onorata di essere una delle modelle del Pirelli di quest'anno. Anche lavorare con Karl è stato speciale e semplice allo stesso modo. Non c'è stato alcun problema durante lo shooting nel posare nudi. Karl ti rassicura, sa cosa vuole e sul set si è creata subito l'atmosfera perfetta. Io sono russa, conosco molto bene le persone che vivono qui. Sono curiose, appassionate di viaggi, di conoscere nuove cose, amano la moda e il design. Penso soprattutto alla nuova generazione che si sta modernizzando. Abbiamo avuto Sophia Loren, ma abbiamo quest'anno Julianne Moore. Insomma, si aspettava un sì anche da Julianne Moore? Come ha detto Karl Lagerfeld, è difficile dirgli di no. Il calendario aiuta. Non solo Julianne Moore, nei panni di Hera, regina dell'Olimpo e moglie di Zeus, la matura e intensa bellezza della star americana si sfoglia accanto a quella prepotente di una gioventù che è anche il volto e il fisico italiano di due top model come Bianca Balti e Elisa Sednaui. Allora, io era la prima volta che scattavo con lui ed era la verità, scattavo, avevo già lavorato sugli show. È vero poi che comunque lui si affeziona molto alle ragazze e poi continua ad usarle, quindi sono diventata un'abitué. Sono molto emozionata perché è una persona straordinaria, di una cultura, di un incredibile. E lui è veramente magico, cioè quello che genera intorno a lui è magico secondo me. Quale sarà il mese più bello del prossimo anno? Non so che mese. Secondo me, dobbiamo ancora vederlo. Secondo me il 2011 sarà un bellissimo anno, per cui auguro a tutti un fantastico anno. Che sia divina o apollinea, sempre di bellezza si tratta. Per la prima volta la 38esima edizione del calendario Pirelli, l'ultima peraltro firmata dal consulente nonché storico coordinatore artistico di Decal, Gioacchino Del Balzo, mette davanti all'obiettivo come protagonisti e non solo comprimari anche 5 statuari ragazzi. Fisici scolpiti e volto angelicato, come quello di Baptiste Jabiconi, 21enne marsigliese, beniamino di Lagerfeld, che lo ha fatto decollare nel mondo della moda. Faceva l'operaio in una fabbrica, Baptiste, fino a poco tempo fa, e oggi posa nelle vesti scarse, a dire il vero, di Apollo per il calendario più importante del mondo. Con lui Jake, Brad, Garrett e Sebastian, quest'ultimo ex boxer professionista e assistente personale dello stilista che ritaglia per lui il perfetto ruolo di Marte, dio della guerra. È stata una bella esperienza, molto divertente, tutto è stato preciso, calcolato, niente stress. Il calendario Pirelli di solito ritrae le donne più belle del mondo. Guardando il video del making of di questa edizione, sono soddisfatto del risultato ottenuto anche da noi uomini. Sono felice di fare parte del Pirelli. Sensuale sì, senza mai essere volgare, grazie a quel limbo nero di un set che quasi trasforma i corpi in statue, regalando l'immortalità di fisici perfetti velati solo da accessori dorati disegnati da lui stesso, Lagerfeld sembra davvero scoccare una freccia dritta dritta al cuore degli ospiti, giunti al Teatro Stanislavski di Mosca per il grande party che accompagna il lancio di Decal. Giornalisti, imprenditori e oligarchi, signori smoking, in lungo le dame del bel mondo moscovita, ma non solo. Un tripudio di abiti Chanel indossati dalle top model, Afef Tronchetti Provera di speciale bellezza, in viola Roberto Cavalli, accanto a Eva Rizigova, la madrina di un calendario che già la vide protagonista nel 98 in un indimenticabile scatto di Bruce Weber. Hai visto il calendario di Karl? Sì, l'ho vista. È incredibile, è bellissimo, lo trovo proprio bellissimo, sofisticato, elegante, cioè è bellissimo. Poi anche come l'arte della fotografia, proprio bello.
Elisa, c'est une vraie déesse, bien sûr. Elisa è naturalmente una dea. Molto elegante. Carl ha citato Marie Claire e nello specifico Antonella Antonelli. Perché? È stato molto carino perché il primo calendario che ha fatto Carl l'abbiamo fatto insieme 2 anni fa con Ever Zigova, poi ne abbiamo fatto un altro con Anna Muglalis e Baptiste e quindi niente, cita questo nostro lavoro insieme. È stato molto interessante perché non è una versione della mitologia classica, ma è un'interpretazione molto moderna, molto nuova, molto chic e molto francese. Mayoff è splendido, veramente uno dei più belli che ho mai visto. Girato molto bene, le trasformazioni, questa romanizzazione del corpo, grecizzazione poi a un certo punto, notevole, molto bravi. Troppo bello. C'è una nota in quel troppo, c'è una nota nel bello. Devo dire, donne bellissime, azzeccate. Gli uomini poco divini, devo dire. Le donne stupende, gli uomini mica tanto, non sono tanto dei. Quello che apprezzo è l'intelligenza di saper coniugare antico e moderno, di dare un senso di un brand consolidato ma anche molto attuale, molto futuribile. Mi ha emozionato, bello, con tutti i riferimenti storici, bellissimo. Un bellissimo lavoro da un maestro che non smette di stupirci e questa volta è riuscito a essere modernissimo lavorando sull'antichità, quindi un coefficiente di difficoltà altissimo, un salto perfettamente riuscito. Io ho fatto Bruce Weber 98 e Peter Lindbergh nel 96. E lo faresti adesso un calendario con Carlo, se mai dovessi? Oh, sarebbe un sogno, volentieri. Il mito dei calendari è una leggenda della moda, insieme per un nuovo anno che ci si augura sempre migliore. Bello pensare che sarà così. Loro intanto ce lo promettono divino, almeno sulla carta, patinata naturalmente e glamour, come impone il binomio Pirelli-Karl Lagerfeld. Bene, noi speriamo di avervi incuriosito al punto giusto con le immagini del nuovo calendario Pirelli presentato in anteprima a Mosca, edizione di un calendario divino che per la prima volta nell'empirio della bellezza annovera anche un protagonista maschile. Da Estro Studio è tutto, noi vi diamo appuntamento come sempre la settimana prossima e buona settimana a tutti, arrivederci.